Emilio Sorvillo, Emilio, dove e quando è nata la tua passione per l'arte? La mia passione per l'arte è nata dove? Dentro di me, fondamentalmente, ed è un qualcosa che nel corso degli anni è maturata, è diventata sempre più sofisticata e ha portato a risultati sempre più complessi dal punto di vista concettuale, dal punto di vista dell'equilibrio dei toni, delle forme dimensionali. E in particolare io mi sono sempre occupato di sculture e recentemente, dopo una ampia ricerca, sto presentando queste opere che, anche essendo verificate, in realtà sono delle sculture appese, se possiamo così definire. Guardando la tua produzione artistica, che cosa vediamo? Vediamo quali sono i generi e i modi espressivi, quelli che principalmente preferisci, i tuoi riferimenti. Bene, i miei toni artistici, i miei riferimenti, in sostanza li confermo sia in questo genere di pittoscultura, come viene definita, sia nelle sculture vere e proprie, sia astratte, geometriche, sia di figurativo, che hanno una tradizione un po' più lunga rispetto a questo genere di opere che sto sviluppando nell'ultimo decennio, fondamentalmente, e sono questa finitura granulosa che viene realizzata con una pasta di collante e grani di sabbia o di silice a seconda della rugosità che vogliamo ottenere per la superficie. E questa è anche una scelta non solo estetica ma anche funzionale, in quanto tende a rendere l'opera durabile oltre che riconoscibile. E poi per le estroflessioni come questa vi è l'uso dei colori monocromi, fondamentalmente sono opere che hanno un unico colore, un'unica tonalità, soprattutto nero, questo nero lucido, che è un nero particolare, contrariamente a quanto si può pensare l'impatto, è un colore che racchiude in sé tutti i colori, e questo può essere notato poi con una illuminazione opportuna, chiaramente. L'uomo è creativo, l'uomo è forte, l'uomo è qualcosa di più dei modelli che ci vengono imposti. Quindi, fuori la grinta, per diventare quello che siamo, che realmente siamo, e non quello che dobbiamo agli altri. La tua forza espressiva, da dove proviene? La mia forza espressiva è una visione, fondamentalmente, nel senso che è una reinterpretazione, una rimodulazione di tutto quello che vediamo tutti i giorni, frequentazione, mostre, studio sui testi, internet, che è di grande aiuto per ampliare le conoscenze, e i miei studi ingegneristici che hanno approfondito questa competenza nella scelta del materiale giusto da abbinare alla giusta forma, e tutto questo poi contribuisce ad avere un'opera, un prodotto finale presentabile. Oggi si usa molto la pubblicità come modulo espressivo, che poi puntualmente viene saccheggiato. Quindi questo cambiamento che ovviamente ne facciamo, che cosa porta? Porta che la pubblicità diventa sempre di più un riferimento per l'artista che casomai non ha tempo di visitare le mostre, non ha tempo per girare. Tu che sistema adotti per formare sempre di più la tua coscienza artistica? Beh, io credo
fermamente nell'importanza dello studio, e nella differenza tra guardare e vedere, in quanto tutto ciò che ci viene proposto ha bisogno di essere filtrato e analizzato, quindi fatto proprio. La pubblicità in realtà può essere vista come un prodotto finale, non come un prodotto di partenza, perché già contiene in sé tutti questi filtri che mette insieme, dandoci poi un messaggio comunque parziale della cosa. Importante è studiare sui testi, studiare i materiali, la storia dell'arte, frequentare musei, molto più che vedere anche su internet le cose, perché poi in un museo tu hai l'occasione di toccare anche con mano, di renderti conto di alcuni dettagli che anche in una buona foto non riesci a cogliere. Poi tutto questo viene modulato dalla propria sensibilità e in ogni caso è un ampliamento delle proprie conoscenze, ma la propria arte in realtà deve necessariamente essere qualcosa di distinto da tutto quello che c'è già. Girando per Arte Fiera a Bologna, in un padiglione ho notato due sculture. Le ho riconosciute come appartenenti ad Arnaldo Pomodoro, anche se mi trovavo a distanza notevole. Questo perché? Perché l'artista nel tempo ha creato un certo marchio di fabbrica inconfondibile. Emilio, il tuo qual è? Beh, riguardo la riconoscibilità di un lavoro, di un artista, io credo fermamente in questa cosa e ho cercato di dare la mia impronta alle mie opere, sia in queste verticali, sia nelle sculture vere e proprie che realizzo. Questa impronta consiste fondamentalmente nel realizzare superfici granulose utilizzando questa pasta di sabbia e granelli di silice in diverse grandezze, a seconda dell'effetto che vogliamo ottenere sulla superficie. Per quanto riguarda le sculture, ci sono dei tratti, soprattutto nel figurativo, un po' abbozzati, un po' alla Giacometti, ovviamente reinterpretati, perché poi utilizzando toni di vernice metallica e vernice metallizzata, c'è un'idea di movimento nelle forme che magari nella prossima mostra vedremo. Dove e quando è nata la tua passione per l'arte? Allora, diciamo che principalmente la mia passione per l'arte nasce più che altro come osservare. Di solito a casa c'è mia madre, mio padre, che dipingono, quindi mio fratello, quindi diciamo che osservando loro c'è stata questa crescita verso l'amore verso l'arte, poi piano piano si è evoluta tutto qui, poi effettuando comunque altri studi all'Accademia di Belle Arti o comunque osservando altre opere, più che altro inizialmente figurative, ispirandomi a un Van Gogh, a un Caravaggio inizialmente, quindi sono arrivata a questo. Guardando la tua produzione artistica, e ne abbiamo una alle tue spalle, vediamo quali sono i generi e i modi espressivi che preferisci. Illustraci un po'. Ma principalmente, come ho già detto prima, mi avvicino moltissimo osservando opere come quelle di Van Gogh, Gauguin, o comunque poi piano piano facendo diversi esperimenti con, che ne so, come si vede qui, colla vinilica, gessetti, colori molto accesi, via dicendo, poi mi sono avvicinata a qualcosa di più astratto, tutto qui. L'uomo è creativo, l'uomo è forte, l'uomo è qualche cosa di più dei modelli che ci vengono imposti. Quindi, fuori la grinta, per diventare quello che siamo e non per quello che noi dobbiamo essere, dobbiamo apparire agli altri. La tua forza espressiva, da dove proviene? La mia forza espressiva?
Ma la mia forza espressiva è più che altro arriva attraverso appunto questi cambiamenti, questa forte voler avvicinarmi a qualcosa di come qualcosa di gestuale, di, che arriva dalla mia mente, dal mio pensiero inconscio, da qualcosa di estremamente astrale, forse, non lo so, perché come si dice, no? Si crea, non so, qualcosa di complicato, non si può neanche a volte spiegare. Da lì, dalla mente, dall'inconscio, da lì allora la mia forza espressiva viene dal gesto, tutto qui. Vediamo anche che le tue opere sono molto materiche, sì. E poi c'è anche la napoletanità di Napoli nelle tue opere. Questa qui alle tue spalle appunto rappresenta la tazzone di caffè, la famosa tazza. A che cosa ti sei ispirata? Ma principalmente mi sono ispirata proprio a questo che hai detto voi, cioè alla napoletanità. Mi sono ispirata alle cose che gestualmente che facciamo di solito, no? La tazzola del caffè, la tazzolina di caffè a che cosa serve? Cioè qual è l'idea? L'idea di comunicare, di stare insieme, no? Oppure a volte quando si è da soli che cosa si fa? Non faccio una tazzolina di caffè per stare un po' con se stessi, insomma queste cose qui. La cosa più semplice è questa. Oggi si usa molto la pubblicità come modulo espressivo, che poi puntualmente viene saccheggiato, cambiandone ovviamente il contenuto. Anche perché la pubblicità è un riferimento? Ma la pubblicità può essere comunque un riferimento per la maggior parte, soprattutto oggi, che è tutto più, come posso dire, più alla portata di tutti, no? Via internet, sui giornali, però c'è sempre comunque il fatto che uno si ispira non solo a quello che vede, ma anche a quello che sente, o comunque, andare pure per esempio in un museo, è comunque, fa bene, sì, andare a vedere un'opera antica, il figurativo, questo e quell'altro, ma la cosa più importante è questo. Ultimamente ho sentito dire che è importante saper copiare. Cioè se io vedo un'opera, sì, la vedo, mi vedo i colori, i gesti e via dicendo, però bisogna saper avere un certo, come prima per esempio ho citato il fatto che io mi metto con l'idea è quella di avere qualcosa con la mente, no? Un atteggiamento con la mente e il gesto deve essere personale, quindi questo è. L'artista nel tempo ha creato un certo marchio di fabbrica inconfondibile. Vista la tua giovane età, questo diciamo è ancora in progress, di là ad avvenire il tuo marchio di fabbrica. Ma il mio marchio di fabbrica vorrei che fosse appunto l'esperimento, tutto ciò che ha a che fare con col gesto, con il corpo, con ad esempio quando ho fatto la tesi all'Accademia di Belle Arti mi sono sempre concentrata su questo, cioè nel voler far comprendere che c'è un nesso fortissimo tra non proprio l'anima, ma l'essere della persona, perché l'anima non credo che... là ho fatto un discorso più astrale, diciamo. Però è come se l'arte debba essere una cosa di consapevolezza per me. Cioè io sto di essenza, cioè io sto facendo quella cosa, cioè sto dipingendo, sto creando quello che appunto l'uomo ha iniziato a fare da sempre, no? Creandosi un proprio essere, una propria essenza, una propria personalità, tutto questo. Dove e quando è nata la tua passione per l'arte? Beh, la mia formazione artistica è poliedrica ed è maturata piuttosto tardi, nel senso che io ho studiato qui a Napoli architettura
e contemporaneamente ho fatto diversi studi musicali diplomandomi al conservatorio, quindi, ho maturato la mia passione per l'arte successivamente come un modo istintivo, come un modo dell'anima che viene da una passione interiore che quindi è venuta, è emersa in maniera autonoma e profondamente significativa del mio essere. E d'altro canto anche questa opera lo testimonia, che il titolo è Istinto Naturale. L'istinto naturale che noi che si protegge, si manifesta e viene fuori in maniera autentica e profonda, nonostante i nostri limiti, nonostante i nostri sforzi o talenti nascosti o messi in evidenza. E da questo istinto, che ha delle forme molteplici, vengono fuori delle forme espressive spontanee e che a mio avviso poi rappresentano la creazione in sé, cioè ciò che è il mistero della creazione con il quale l'artista poi si cimenta quotidianamente nel suo lavoro. Quali sono i moduli espressivi che tu preferisci? E parliamo anche del tuo modulo espressivo, appunto, che stavi accennando prima. Beh, la mia passione più profonda è per l'arte astratta. Infatti in questo contesto mi trovo perfettamente a mio agio, con tanti stili ed espressioni diverse. L'avanguardia artistica dei primi Novecento, da Kandinsky a Klee e Mondrian, rappresentano dei punti di riferimento pur lontani nel tempo, ma che sono ancora attuali ancora oggi. Sostanzialmente quello è il mio punto di partenza, passando poi per magari approfondendo con alcuni movimenti gestuali, come ad esempio Pollock, piuttosto che Piecova, piuttosto che quindi l'arte informale, che mi ha sempre affascinato, perché con pochi strumenti si riesce a dar vita a un mondo che diventa sempre, è un mondo di potenzialità l'arte astratta, in questo senso. L'avvicino spesso, per esempio, alla fisica quantistica, a ciò che di enorme, di potenziale c'è nell'essere umano, nella profondità del nostro modo di essere. Entriamo un attimino maggiormente nella tua opera, vediamo quanto c'è di figurativo, diamo una lettura. Ecco, la figurazione è spontanea, nel senso che non c'è un intervento preordinato né a priori né a posteriori dell'artista. E in questo senso mi rilascio a quello che dicevo prima, cioè quando ho visto nascere sotto i miei occhi questa opera, ho detto io non mi sento di intervenire ulteriormente, perché per me rappresenta appunto questo costante rapporto con la creazione che ho, con cui mi cimento. E in realtà i materiali che uso sono materiali poveri, però danno nella miscela, in quello che uno comunque sente dentro di sé, acquistano una forma che in qualche modo c'ha qualche cosa che mi appartiene e che ci appartiene. L'uomo è creativo, l'uomo è forte e l'uomo è qualcosa di più dei modelli che ci vengono imposti. Quindi fuori dal risultato, per diventare quello che siamo e non quello che dobbiamo essere, apparire agli altri. La tua forza espressiva da dove proviene? La forza espressiva è una ricerca continua e costante. Noi fagocitiamo tutto quello che vediamo, fagocitiamo i modi di essere e di apparire, e spesso ci dobbiamo allontanare da questo continuo
rapporto con l'esterno, per cercare una propria dimensione interiore. La mia dimensione interiore è, certo, no, non si è ancora cristallizzata in una sola forma estetica ben definita, come potrebbero essere, ad esempio, le sculture di Arnaldo Pomodoro, ad esempio. È una ricerca costante. E d'altro canto, la cristallizzazione in uno stile ben preciso fa sì che poi possa avere anche dei limiti, perché io vengo riconosciuto solo per quell'opera, per quella caratteristica. È limitativo, potrebbe essere anche limitativo. Per il momento mi fermo. Volevo chiedere quanto ha influito l'essere architetto sulla tua produzione artistica? Beh, per l'informale non tanto, però perché comunque, anzi, soprattutto la musica magari, no? Ha influenzato alcuni studi musicali di jazz, soprattutto hanno influenzato determinate mie scelte stilistiche. Sull'architettura anzi, soprattutto l'architettura che saccheggia la pittura, ad esempio Le Corbusier, sì, tanto docente. Ecco, per citarne qualcuno. Sulle forme astratte, perché qui presento un'opera informale, però la mia produzione ha comunque ha diversi pezzi astratti come collezioni private. Quindi l'architettura, io vedo più tutto il contrario, è l'architettura che spesso saccheggia l'arte visiva. Sì, diciamo così. E tutti arrivano ad un certo livello e creano anche inconsapevolmente questo marchio di fabbrica, cioè questo quindi che li identifica come personaggio affermato. Certo, lo si diventa a metà o alla fine di una carriera artistica. La tua carriera è già in progress, ma già hai definito il tuo marchio artistico? No, per il momento non ho questa... Non ho ancora questa visione così preordinata e preconfigurata. O meglio, sarà poi... questo dipende pure dal mercato, perché poi è anche il mercato che fa sì che poi se un prodotto funziona, e allora produco quello, e allora io mi identifico in quello, perché poi comunque è anche domanda e offerta. Ecco, è anche il rapporto che si instaura non solo con se stessi, perché io questa opera è venuta fuori per me, che poi propongo agli altri, ma fondamentalmente io l'ho proposta per me. Quindi è un problema, è una ricerca che uno fa sulla figuratività o sulla non figuratività, ma è anche un rapporto che si instaura col pubblico, con la società, con quello che certo si vuole dire, si vuole identificare, ma non solo Arnaldo Pomodoro, ad esempio Pistoletto, diciamo, tutti i grandi artisti arrivati al top della loro... O meglio, bisogna avere questa grande passione e forza per dire questa unicità di pensiero effettivamente mi coinvolge nella mia interezza artistica sostanziale e profonda. Tu sei un musicista, sì. Abbiamo sottolineato prima, dopo parliamo anche un attimino di Severino Gazzelloni, non a disproposito. Se tu dovessi dare una nota alla tua opera, che nota daresti? Una semplice nota, direi una...
Una sestina. Ecco. Ecco. Grazie. Adesso ci allieterà con un pezzo famoso di Dev Brubeck Quartet, chiaramente di ispirazione libera e rivisitato, Take Five, così omaggerà la mostra. Thank you.
Guardate Michele, quale onore avere con noi Michele. Michele Pia Martucci dobbiamo specificare. Michela, vogliamo descrivere questa meraviglia? La pizza più classica che si può fare a Napoli, marinara e margherita. Un tutt'uno. Chissà, veramente pare un pallone di Maradona. Bravo! Bravo! Grazie! Grazie mille! Grazie mille!